Ciao a tutti e benvenuti. Oggi prepareremo un'insalata di pasta davvero sfiziosa con salmone e rucola. Vediamo insieme gli ingredienti. Vi occorreranno 320 g di pasta che ho già cotto, lasciato raffreddare e mescolato con un po' d'olio, 80 g di rucola già pulita, 100 g di salmone affumicato, dell'olio extravergine di oliva, sale, pepe e scaglie di parmigiano. Iniziamo frullando la rucola fino a ridurla in crema. Potete usare un mixer come nel mio caso, un frullatore oppure un mortaio e pestarla. Regolatevi con le quantità in base alla capienza del vostro mixer. Aggiungiamo il sale e un po' d'olio. Se necessario, dopo ne potete aggiungere dell'altro. Io ci aggiungo un altro po' di olio. Ed ecco pronto. E ora andiamo ad aggiungere il pesto di rucola che abbiamo fatto alla pasta. E diamo una bella mescolata. Ora andiamo a tagliare il salmone a striscioline. Io ho usato del salmone affumicato, nel caso vogliate usare quello fresco, tagliatelo a cubetti e saltatelo un po' in padella prima di aggiungerlo alla pasta. Aggiungiamo anche il pepe ed il parmigiano e mescoliamo. E ora non ci resta che impiattare la nostra insalata di pasta. E per finire aggiungete un altro po' di parmigiano. E ora non vi resta che assaggiare. Spero che questa idea simpatica vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima videoricetta.